Allora siamo qui con Pino Quartullo, attore, regista, direttore artistico. Proporrei troppe cose. Proporrei a chiusura di questo festival, di questa sesta edizione, un tuo spettacolo molto particolare. Volevamo avere qualche tua indicazione, qualche tua sensazione e quello che sarà lo spettacolo, magari in breve, un po' conciso, però ecco, ti lasciamo la parola per spiegarci che cosa avremo modo di gustare a chiusura di questa sesta edizione del Jazz Up Festival. Vi porterò sulla Luna con grandi autori, grandi poeti, grandi scrittori che hanno immaginato cosa ci fosse sulla Luna prima di arrivarci, cioè prima del 69, anno in cui finalmente abbiamo messo piede. Ecco, arrivando sulla Luna abbiamo perso forse la possibilità di sognare che cosa ci potesse essere sulla Luna. Per esempio Ariosto immagina che ci sono delle ampolle col senno, per cui vanno a recuperare il senno d'Orlando che ha perso il senno qua sulla Terra. Pensate se oggi si potesse andare, sperare, andare sulla Luna a recuperare il senno di qualcuno, quanti viaggi dovremmo fare per recuperarlo. Purtroppo oggi sappiamo che non ci sono più le ampolle sulla Luna, come non c'è più Leopardi, non c'è più Luciano di Samosata, non c'è più Cyrano de Bergerac. Ecco, tutti loro e tantissimi altri, Keplero, hanno scritto delle cose esilaranti, divertentissime, di fantascienza, di grande fantasia, di cosa ci possa essere sulla Luna, dal paradiso a Socrate, da mostri incredibili a uomini piccolissimi. Allora, ci parli di questo tuo progetto che presenterai, mi sembra, ufficialmente, hai già presentato ufficialmente, ma che insomma durante il concerto sarà un elemento importante nel repertorio che proporrai. Assolutamente, un disco particolare che esula molto dalle cose che ho fatto fino ad oggi come jazzista. Sono delle canzoni che ho scritto, arrangiato, interpretato al pianoforte. Per cantare queste canzoni ho chiamato una serie di artisti, alcuni molto molto importanti, molto famosi, come Gino Vannelli, Iva Zanicchi, e due di questi, che sono Fabio Concato e Grazia Di Michele, saranno con me sul palco di Jazz Up, appunto per presentare questo CD Voices. Nell'ambito della tua grande e lunga carriera, questa contaminazione fra il pop, che è il tuo mondo, ed il jazz, avrà uno sviluppo nei tuoi prossimi futuri impegni artistici e discografici? Allora, innanzitutto io ascolto tantissimo la musica jazz, l'ho sempre ascoltata, quindi anche se sono una cantautrice che scrive le sue canzoni con la chitarra, diciamo che io ascolto anche altra musica, ed è inevitabile che poi in qualche modo tutto quello che tu ascolti prenda una forma, no, nella tua attività creativa. Col jazz non mi ero ancora sposata, però c'è stato questo incontro con Paolo Di Sabatino, che mi ha proposto di lavorare nel suo progetto Voices. E da lì è nato un feeling veramente particolare tra me e Paolo, per cui abbiamo cominciato a realizzare un progetto insieme, stiamo proprio già sulla buona strada per iniziare un lavoro, e perché io credo che sia giusto a un certo punto andare dove ti porta la musica mi sta portando verso il jazz, verso di lui. Sarà un esperimento, ma sarà sicuramente una cosa positiva. Allora, Greg Bark, direttore artistico della sezione New Generation, con lui scendiamo veramente nel contesto di questo festival, perché parliamo di New Generation, parliamo dei giovani, sì, e di come il tuo grande lavoro di insegnante, di grande musicista, ha fatto sì che possano essere stati qui invitati a questa sesta edizione alcuni dei gruppi più interessanti nel panorama jazzistico italiano. Sì. Dunque, quello che vorrei valorizzare nella musica sono le idee, perché i giovani ce l'hanno delle idee, ma trovano pochi sfoghi, pochi luoghi per interessi. Pochi interessi per metterli in atto. Quindi la New Generation rappresenta la possibilità a dare a giovani, certi giovani come questi che verranno quest'anno, a esprimere queste loro identità, di osare le loro idee, di metterli in atto e imparare da questa esperienza fondamentalmente. Come sono questi gruppi qua che vengono quest'anno, Govinda Gari, Carolina Bubbico e Hatcher Magnets,
sono gruppi insoliti. Uno è una ragazza che fa tutto, suona il piano, canta, suona il basso elettrico, usa la loop station e scrive tutta la musica, una cosa molto originale, diciamo. E poi Hate Your Magnets è un gruppo, un trio senza contrabbasso, clarinetto basso, chitarra e batteria, che prendono ispirazione da un'altra direzione nella musica più, diciamo, aperta, compositiva. E poi c'è Govinda Gari, un pianista pugliese che anche lui compone e scrive musiche molto originali, sta, diciamo, vicino al mio cuore come musica e intenzione musicale. Allora, innanzitutto io intendo ringraziare Jazz Up Festival perché mi ha dato questa grande opportunità. Circa 3 mesi fa c'è stata la scomparsa di mia moglie e io e mio cognato abbiamo creato una fondazione che ha come scopo quello di lottare contro la ricerca di, scusi, contro il tumore in genere, in particolare i linfomi. E mi serve di dare grande sensibilità alla gente che purtroppo non è, è un po' scettica quando bisogna dare qualche, tirare fuori, insomma, i soldi. Quindi Jazz Up mi dà questa grande pubblicità e spero che possa aumentare la sensibilità delle persone a contribuire a questa cosa che serve a tutti, ripeto, a tutti e non a me. Allora, Cristiano Carotti, artista d'arte contemporanea, grande, grande creatività, con la cura di Francesco Santaniello, avete preparato questa mostra d'arte che sarà visibile durante i 5 giorni in cui il festival transiterà qui a Viterbo. Ci parli di Goliath e chi è Goliath? Allora, questo è un progetto intanto che sarà una mostra contaminata anche da un punto centrale che sarà un'installazione appunto dal titolo Goliath. Goliath è una focalizzazione per quanto mi riguarda su di un soggetto che ho portato avanti da molto tempo. Questo Goliath è soltanto un riassunto di tutti i Goliath e di tutte le figure di questo personaggio che ho reinterpretato. Allora, siamo qui con l'assessore alla cultura del comune di Viterbo, Enrico Maria Contardo, grande sostenitore del Jazz Up Festival, quest'anno con una nuova location, un look completamente diverso rispetto agli anni trascorsi. Assessore, come è nata questa scelta di poter strutturare il festival all'interno del nuovo spazio di Piazza dell'Unità d'Italia? Io credo che sia veramente un'arena veramente bella all'interno della città di Viterbo, e quando ho proposto a voi, insomma, di Jazz Up questa location, credo, insomma, che siate rimasti entusiasti. Per noi è veramente una scommessa. Credo che dopo questi 5 giorni di grande jazz le richieste per usare questo spazio saranno sempre maggiori. Da parte dell'amministrazione comunale il massimo sostegno a questa iniziativa. Ovviamente ci siamo resi disponibili a chiudere il traffico, a spegnere le luci cittadine, perché crediamo veramente in questa manifestazione. Allora, siamo qui con Luciano De Fermo, che ospiterà uno degli appuntamenti del festival, proprio il primo concerto previsto l'8 di luglio sul Lago di Vico. Ristoratore, imprenditore, organizzatore, pensi che ci possono essere delle ulteriori, chiamiamole così, sinergie, o quanti altri esempi di imprenditori che potranno seguire questo tuo percorso di sostegno delle attività culturali nella Tuscia? Ma per quanto riguarda il discorso della Tuscia non lo so, però per quanto riguarda me la mia attività è importantissima, perché penso fortemente, sono convinto che grazie alla musica, grazie alla cultura, grazie alla copartecipazione con queste grandissime realtà come Jazz Up Festival si possa in ogni caso promuovere anche le proprie strutture, ma promuovere anche il territorio, promuovere anche il Lago di Vico, in questo caso Ronciglione, e la Tuscia in generale. Allora, Simone Salsa è qui per la prima volta al Jazz Up Festival, importante musicista, ormai collaborazioni da tutte le parti, nel mondo televisivo, cinematografico soprattutto. Hai un progetto che presenterai in prima assoluta in questa 6ª edizione del festival. Ce ne parli un attimo brevemente? Allora, progetto originale, colmo di contaminazioni di qualsiasi genere musicale. La mia forma mentis è classica, ma ha spaziato negli anni nel jazz. È stato sempre una mia particolare attenzione
è stata sempre data da vedere la musica come un viaggio, e quindi contaminazioni di ogni tipo, da jazz al blues, chill out, lounge, funk, anche punte di rock e anche classico. Ormai collaborazione consolidata nel corso degli anni con il Jazz Up, S-Fin Festival, direttore organizzativo Vaniel Maestosi. Quest'anno una proposta completamente diversa, anche se vogliamo, virgolette, una proposta di rottura con quello che è stato il passato. Questo concerto con Rocco Papaleo Quartet, che si svolgerà al Centro Storico di Montefiascone il 31 di luglio, a chiusura della quinta edizione dell'S-Fin Festival. Ce ne parli, qual è la tua impressione in questo tipo di manifestazione e quello che effettivamente ti aspetti da questo concerto? Ma in realtà tu dicevi tra virgolette di rottura, io non sono d'accordo con questa affermazione, perché noi non facciamo uno spettacolo di rottura, ma proseguiamo quelle che sono state le nostre collaborazioni in pieno. Sicuramente l'anno scorso facevamo uno spettacolo più collegato al jazz e al cinema, perché avere Antonella Ruggero e Paolo Di Sabatino Trio e avere Pupi Avati sicuramente era più, come dire, cinema e musica. Quest'anno ci siamo sbizzarriti, in realtà ci siamo divertiti a fare degli spettacoli che sono più completi, più anche, se vogliamo, accattivanti dal punto di vista del pubblico. Il concerto di Rocco Papaleo chiuderà il nostro S-Fin Festival il 31 luglio alle ore 22 a Piazzale Frigo, e tra l'altro, oltre ovviamente a essere coprodotto insieme al Jazz Up Fest, Festival, inaugurerà la 53esima edizione della Fiera del Vino di Montefiascone, che è un altro evento importante, sicuramente diverso ovviamente da eventi culturali, ma poi anche l'enogastronomia, poi sostanzialmente in questo territorio soprattutto spesso si fa cultura. Lo spettacolo che qui andiamo a proporre di Pino Quartullo è altrettanto affascinante, cioè ci libriamo, come dire, sulle ali della fantasia. Imprenditore Ferdinando, editore, e anche con grandi trascorsi all'interno della TCL Lazio, una delle associazioni più importanti a livello regionale. Volevo chiedere come pensa in futuro possa essere questa manifestazione, quale sviluppo si attende, quanto sarà importante nel tessuto culturale della città di Viterbo e della Tuscia, il Jazz Up Festival. Ma io spero che il Jazz Up Festival vada molto lontano. Già sono molto contento di questa edizione. Io sono entrato in corsa, sono entrato come presidente nel corso di quest'anno, quindi il mio apporto è stato, diciamo, sono soddisfatto, ma sostanzialmente spero che per l'anno prossimo, con un anno di tempo davanti su cui lavorare, possiamo fare veramente grandi cose. Possiamo fare grandi cose perché le grandi cose in una città come Viterbo le merita. Già quest'anno comunque siamo stati assistiti da entrambe le istituzioni viterbesi, tanto il comune di Viterbo quanto la provincia di Viterbo. L'unica istituzione che latita è la Regione Lazio. È lì che si concentrerà il mio impegno. Il mio impegno nel momento in cui ho accettato questa presidenza era quello di portare il Jazz Up Festival ad un livello ancora più alto di quello che abbiamo allo stato attuale, solo ed esclusivamente nel momento in cui riusciremo a far diventare parte integrante della manifestazione la Regione Lazio.